Compie 46 anni, Cervia Città Giardino, la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa. Oltre 60 partecipanti provenienti da molti paesi d'Europa e anche da oltreoceano e oltre 400 giardinieri che si sono avvicendati nell'arco di un mese per la realizzazione di tutti i giardini. La manifestazione di quest'anno ha scelto come tema sport fra ambiente e natura, con allestimenti originali sempre più innovativi che invitano alla cura di sé, alla cura dell'ambiente e alle buone pratiche legate al benessere. Tantissime città sono venute a Cervia e hanno dedicato la loro ruolo allo sport. Chi alla canoa, chi al golf, chi alla bicicletta. Sta di fatto Innsbruck, quest'anno i campionati mondiali di ciclismo le ha dedicate a tutta la bicicletta. Bolzano, tantissime città hanno dedicato queste ruole allo sport. Per noi è una cosa molto importante perché Cervia è anche la città dello sport. Oltre 60 partecipanti, oltre 400 giardinieri, crescono anche i numeri di questa manifestazione. Beh, i numeri crescono, ma cresce molto la qualità, perché sono molte città che da tanto tempo vengono qui, però ogni anno c'è un miglioramento, quindi vuol dire che queste città, sia italiane che straniere, credono in questa manifestazione e quindi la vogliono sempre fare più bella, e poi è un confronto che hanno fra uno e l'altro, quindi tedeschi, austriaci, polacchi, serbi, francesi, svizzeri, quindi si confrontano e poi queste idee vengono portate nelle loro città. E non a caso anche Roma si sta confrontando con noi e vorrebbe che questa manifestazione la portassimo anche a Roma. Citavo un po' le nazioni presenti, c'è anche la novità del Canada quest'anno, se non sbaglio. Sì, c'è la novità del Canada che c'era anche l'anno scorso, però l'altra novità è che una signora dalla California è venuta a preparare questa ruola delle comunità in bloom del Canada, ed è questa signora che era il verde pubblico dentro la Casa Bianca con Obama, e con Trump c'è ancora. Quindi pensate, dalla Casa Bianca a California è venuta a Cervia a fare una ruola. Molto bene, quindi questo è il miglior veicolo turistico per la città di Cervia. Direi proprio di sì. Si usa dire, sindaco, ditelo con i fiori, Cervia con Città Giardino ha imparato a dirlo fin da subito, e dopo 46 anni si può dire che questa manifestazione è diventata un brand, un modo per far sì che Cervia arrivi davvero in tutto il mondo. Beh sì, i fiori sono un linguaggio universale di amicizia, di pace, di amore, per cui sono elementi importanti per la nostra città e credo che siano il miglior modo di presentarsi, come dicevi tu, al mondo e all'Europa. Questa è una manifestazione che è molto più di una manifestazione, perché è davvero una identità della nostra città, cioè l'anima della città giardino, come era stata appunto anche disegnata dal Palanti, in particolare nella zona di Milano Marittima. Devo dire che noi cerchiamo di valorizzare sempre le nostre tradizioni più importanti, però aprendoci al mondo, all'Europa, e credo che le tantissime città che sono ospiti di questa manifestazione da tanti anni lo dimostrano. Di fatto creano nella nostra città la mostra d'arte floreale più grande d'Europa a cielo aperto, che si può vedere da maggio fino a settembre. Uno spettacolo unico di colori, per cui non resta che venirla a vedere. Ecco, uno dei segreti del successo di questa manifestazione è anche probabilmente il fatto ogni anno di sapersi innovare, di trovare sempre qualche elemento di novità, e non è facile dopo 46 anni. Anche quest'anno, insomma, c'è qualche elemento che spicca. Beh sì, devo dire che fanno un gran lavoro il mio delegato Riccardo e tutto l'ufficio verde, la Bruna, insomma, per cercare tutti gli anni di davvero trovare sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno il tema è lo sport e la natura, l'abbiamo scelto dopo Ironman, perché insomma, visto lo stupore di questi atleti che venivano da tutto il mondo per la prima volta in Italia a vedere questo ambiente meraviglioso che contamina la città, per cui abbiamo appunto scelto questo tema, e devo dire che gli artisti, insomma, i maestri giardinieri l'hanno veramente sviluppato in maniera bellissima, e quindi insomma tutti gli anni c'è sempre qualcosa di nuovo, ed è una manifestazione che cambia tutti gli anni, perché poi gli artisti ogni anno davvero mettono qualcosa in più, quindi è sempre da vedere. Ecco, i fiori raccontano anche delle storie, ma fanno anche prevenzione. Quest'anno c'è questo aspetto particolare del rapporto con l'ospedale pediatrico Mayer, ce ne vuol parlare?
Beh, è stata appunto un'idea che insomma è nata nel corso dell'anno scorso, e quest'anno appunto i fiori sono anche un gesto appunto, come abbiamo detto sempre, internazionale. Abbiamo voluto anche dedicarlo un po' a chi magari è un pochino più sfortunato, e quindi abbiamo voluto appunto realizzare questa partnership con l'ospedale Mayer, che ovviamente cura insomma quanto riguarda il tema infantile, quindi credo sia un messaggio veramente bello e importante, e devo dire che ha emozionato tutti, anche gli ospiti dalle città straniere. Dal punto di vista della prefettura direi che questo Cervia Giardino ha tutti gli elementi per essere interessante, insomma ambiente, natura, sport, in una provincia dalla grande attenzione per la mobilità sostenibile, per le tematiche ambientali e dove le piste ciclopedonali non mancano, direi che è un ottimo motivo di attenzione. Certamente, perché è un'iniziativa questa che si sta ripetendo da anni e ogni anno cresce sempre di più. E la magia, come dicevo prima, è ancora oggi confermata da questa cornice che è veramente, veramente, che dà il sapore, il gusto di un'atmosfera di passioni, di entusiasmo e di grande coinvolgimento di tutti, dall'amministrazione agli assessori, alle forze dell'ordine che partecipano sempre ogni anno, e ovviamente un ringraziamento all'assessore emerito Todoli, che è l'anima di questa manifestazione. Tra gli oltre 60 partecipanti a questa edizione di Cervia Città Giardino c'è anche la Sardegna. Abbiamo qui Gavino Cadao, che è responsabile dei paesaggisti, dei florovivaisti del nord della Sardegna. Siete presenti qua con il Parco della Sardegna, ci vuole illustrare le caratteristiche di questo parco? Beh, le caratteristiche del Parco della Sardegna sono la rappresentazione della flora mediterranea naturale, che poi è il vero patrimonio dell'isola e il più grosso patrimonio botanico mediterraneo esistente oggi. In questa rappresentazione, in accordo col comune di Cervia, abbiamo fatto un vero e proprio piccolo parco. Non è una aiuola, ma è proprio un vero e piccolo parco che negli anni, a partire dal 2006, ha dimostrato una capacità riproduttiva e qualitativa altissima, perché si riproducono tutte le piante da profumo, di aromi, e addirittura anche una biofauna si è ricostituita miracolosamente, il che è veramente importante. Questa manifestazione, bisogna dire la verità, in Italia è la più importante, la più qualificata, perché mette insieme un numero di paesaggisti e di idee del paesaggio e della natura importantissimi, e non c'è un esempio oltre questo di Cervia Città Giardino. È un esempio bellissimo, perché oltre le piante insieme mette insieme le persone, i giardinieri di mezza Europa. Noi veniamo molto volentieri, ma va ricordato che in questa città la nostra Grazia Deledda comprò una casa nel 1918, il primo gruppo di villette che fece Milano Marittima, e devo dire che lei veniva da Nuoro e veniva da uno dei pezzi più belli della costa. Se ha scelto questo Buon Ritiro, anzi Buon Ritiro no, Buon Ritiro prima del premio Nobel, che lo ebbe poi nel 27, un motivo ci sarà, insomma. E comunque si ripete un po' la storia, ecco, questo è quello che è molto importante. Abbiamo un ottimo rapporto con la città, vorremmo proseguire questa esperienza adesso che la città ha costruito una magnifica passeggiata a mare, dove fino agli anni scorsi sembrava un passaggio, diciamo, quasi nascosto, quasi dove serviva solo per parcheggi più o meno regolari. Oggi c'è una delle più belle passeggiate a mare rinnovate che ci sia in Italia, e noi vorremmo usare la duna che esiste per riqualificarla e riportare i profumi sino al mare proprio.